Bentornato, benvenuto caro osservatore del cielo, io sono Luca e in questo canale YouTube parliamo di astronomia, un appuntamento quotidiano, o quasi, dove scopriremo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù. Oggi è lunedì 16 marzo 2020, primo giorno della dodicesima settimana, 76esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.924. Il Sole, nella costellazione dei Pesci da pochi giorni, è passato al meridiano alle 12.23 e ci saluterà alle 18.22 minuti dopo 11 ore e 58 in nostra compagnia. Stasera facciamo un breve viaggio nel cielo, identificando le stelle e le costellazioni principali. La sera di oggi è dominata a sud da Sirio, la stella più brillante del cielo nella costellazione del Cane Maggiore, che fa anche parte dell'esagono invernale, di cui abbiamo parlato anche in altri video. Muovendoci in senso antiorario, cioè verso sinistra, ad est vediamo Regolo, nella costellazione del Leone, sorta da poco. In direzione nord possiamo osservare le costellazioni circumpolari, cioè quelle costellazioni che alle nostre latitudini non tramontano mai. L'Orsa Maggiore, l'Orsa Minore e Cassiopea sono alcune di queste. Infine a ovest vediamo la splendente Venere che si muove giorno dopo giorno nella costellazione dell'Ariete. Alle 18.59 sopraggiungeranno definitivamente le tenebre. Se aspettiamo fino a mezzanotte, quando l'Orsa Maggiore si è alzata abbastanza in cielo, potremo andare a caccia di un'altra nuova costellazione, uno di quei gruppi di stelle difficili da vedere se la Luna illumina la notte. Sabato e ieri abbiamo usato il quadrilatero del Grande Carro o il lombo dell'Orsa Maggiore per trovare le costellazioni del Leone e del Leone Minore. Oggi sfrutteremo la coda dell'Orsa e in particolare faremo uso della stella che corrisponde alla punta della coda stessa e che si chiama Alcaid. L'altro punto di riferimento è la seconda stella più brillante del Leone, anch'essa rappresentante la coda ma del Re della Foresta. Si chiama Denebola, è quella indicata nell'immagine e l'abbiamo già incontrata in video precedenti. Unendo Alcaid con Denebola, passiamo attraverso una regione di cielo poco popolata da stelle brillanti. A un terzo dell'intera distanza che unisce le due stelle incontriamo Cor Caroli, una stella di media luminosità nella costellazione dei Cani da Caccia. I Cani da Caccia sono una piccola costellazione sotto la coda dell'Orsa Maggiore che contiene all'interno dei suoi confini la bellissima Galassia Vortice, una galassia spirale vista di faccia con la sua piccolissima compagna che piano piano sta cannibalizzando. La Luna, nella fase calante, oggi si trova nella costellazione del Sagittario, sorgerà alle 2.37 e passerà al meridiano alle 7.05 minuti, illuminata al 41%. Domani, martedì 17 marzo, alle 4.45 le prime luci della nostra stella ci abbracceranno. La Luna, sempre più piccola, si avvicina al trio planetario. Chi segue questo canale ormai lo conosce e lo ha visto cambiare nel tempo. Prima che le luci prendano il dominio della giornata, sotto la Luna potremo osservare una stella di media luminosità. È Chaos Borealis, una stella del Sagittario. Più che il Sagittario, non sembra anche voi una teiera? A breve distanza ci sono Marte, sempre più prossimo al brillante Giove, e poco più lontano c'è Saturno. Basso basso sull'orizzonte c'è anche Mercurio, che però è quasi impossibile da vedere se non in condizioni ottimali. Alle 6.22 il Sole sorgerà, mentre la Luna tramonterà alle 11.33. E con questo non mi resta che salutarvi e ringraziarvi per aver guardato questo video, e come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.